Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di un argomento richiesto dal forum e che fa riferimento all'esportazione degli effetti, quindi come esportare una traccia effetti da Studio One. Prendiamo ad esempio una traccia di voce in questo caso che sta suonando all'interno degli effetti. Nel caso specifico la voce contiene degli effetti che sono stati programmati, quindi si accendono e si spengono in alcuni momenti. Come vediamo, muovendoci sopra all'arrangiamento abbiamo gli effetti, come ad esempio il 250, che si accende quando passiamo sul verse e quando ci ritroviamo sul chorus si spegne. Ma come fare per esportare gli effetti, in questo caso della voce, ma possiamo esportare anche tutti gli effetti che interessano alle tracce all'interno del mix? Studio One di default individua le tracce effetti appunto con la scritta FX e segnala di default sempre con il colore verde il safe mode, ossia per fare in modo che una volta messa in solo la traccia di voce, ad esempio, gli effetti che ne sono correlati, quindi che noi troviamo nelle mandate, siano in solo anch'essi. Ma come fare il contrario? Quando mettere in solo l'effetto ed avere soltanto il segnale della mandata? Dobbiamo disabilitare innanzitutto il safe mode. Cliccando sul pulsante Shift, le tracce effetti tornano alle funzioni standard dei bus. E una volta messe in solo verranno collegate automaticamente alle tracce che li coinvolgono. In questo caso le chitarre, le trombe, il pianoforte e parte della voce. Sarà semplice ora esportare direttamente la traccia effetti. Esporta Mixdown, lo chiameremo Give Me FX. Una volta esportato, il nostro file avrà soltanto la traccia effetti. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!